Buongiorno a tutti e bentornati a questa nuova lezione di Learn Italian with Lilla. Questa, ragazzi, sarà una lezione per studenti avanzati e quindi sarà tutta in italiano. Se siete nuovi su questo canale, per favore seguitemi. Se vi piace questo video, lasciate un pollice in su e se avete qualche dubbio, lasciate un commento. Oggi parleremo di due giornate molto importanti in Italia e nella cultura italiana. Cominciamo con la festa del 25 aprile. Il 25 aprile festeggiamo la liberazione dalla dittatura fascista. Vi racconto un po' la storia. Dopo una lunga resistenza, nei primi mesi del 1945, i partigiani e tutti quelli che si opponevano agli oppressori si misero insieme per fare una rivolta e liberare il paese dal fascismo. Nel 1946 il presidente del Consiglio propose al principe Umberto di fare il 25 aprile una festa nazionale, la festa della liberazione. Questa richiesta venne accolta 3 anni dopo, nel 1949. E infatti noi, da quella data lì, dal 1949, festeggiamo ogni 25 aprile la festa della liberazione. In questo giorno ricordiamo tutti i militari e i civili partigiani che hanno combattuto per la liberazione dal nazifascismo. In Italia ci sono molte manifestazioni per celebrare questa giornata, delle mostre, dei concerti, degli eventi, o semplicemente si va a fare una gita con gli amici o un picnic. Un'altra data molto importante in Italia, ma anche in altre parti del mondo, è il 1° maggio. Il 1° maggio è la festa dei lavoratori. In quella giornata si ricorda lo sciopero che venne fatto a Chicago nel 1800 da dei lavoratori che lottavano e scioperavano per avere delle migliori condizioni di lavoro e per ridurre le giornate lavorative. Fu uno scontro molto duro e ci furono dei morti. E da allora si ricordano appunto i diritti dei lavoratori e le persone morte in quello sciopero. In Italia, come in altri paesi, quindi il 1° maggio festeggiamo. Innanzitutto c'è una curiosità riguardo al 1° maggio. Vale a dire che durante il ventennio fascista questa festa venne abolita. Mussolini decise di accorpare la festa dei lavoratori al 21 aprile. Il 21 aprile a Roma si festeggia appunto il compleanno di Roma. Si ricorda appunto la nascita di Roma. Mussolini voleva festeggiare in questa data il Natale di Roma e la festa dei lavoratori. Con la caduta del governo fascista nel 1945, la festa dei lavoratori è tornata ad essere il 1° maggio. Il 21 aprile a Roma ancora si festeggia il compleanno di Roma e ci sono varie iniziative. Il 1° maggio a Roma c'è un grande concerto gratuito in Piazza San Giovanni, organizzato dai sindacati. Ma in generale in Italia festeggiamo il 1° maggio andando magari a degli eventi organizzati o stando con gli amici. Come vi ho detto, facendo una gita, un picnic o, se il tempo lo permette, anche al mare, perché in genere a maggio il tempo è già bello. Quest'anno, il 25 aprile, cade di giovedì. In Italia facciamo il ponte. Che significa? Che se una festa cade di giovedì e quindi è vicino al weekend, facciamo un ponte immaginario che va dal giovedì fino alla domenica per non andare a lavorare. Visto? Noi italiani ne sappiamo sempre una più del diavolo. Che significa? Vuol dire che siamo molto più astuti del diavolo, che già è molto astuto. Ragazzi, per oggi è tutto. Vi ho dato un po' di informazioni su delle feste italiane. Se avete qualche curiosità su qualche altra festa italiana, scrivete un commento. Se vi è piaciuto il video, lasciate un pollice in su. Se siete nuovi sul canale, iscrivetevi e ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti!